Benvenuti, eccoci qua. Ciao ragazzi, come state? Spero tutti bene. Bentornati nel canale Savage Gear Salt Italia e benvenuti in questo nuovo video. Cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a fare la seconda parte dell'unboxing relativo ai due grossi cartoni che la Savage Gear mi aveva inviato. Non so se avrete visto magari la prima parte. Se non l'avete vista la prima parte dell'unboxing, vi lascio qua sopra il link. E oggi appunto rimaneva questo grosso cartone che ho qua con me, non si vede mai qui, e quindi andremo a vederne il contenuto. Allora, iniziamo subito con uno dei primi articoli che mi è saltato all'occhio ed è questa. Una comodissima bilancia elettronica che arriva fino ad un massimo di 30 kg. Questo secondo me è un articolo molto utile non soltanto per la pesca in sé, quando magari volete zittire qualche rosicone che diceva ma secondo me quel barracuda lì non è 5 kg, guarda lì, sciapa lì, carta canta, o meglio bilancia canta, ma a parte il discorso pesca, secondo me questa, soprattutto per me, ma per tutti, per chi viaggia, è una cosa molto utile perché quando avete la possibilità o l'occasione o dovete prendere un volo o dovete prendere dei mezzi che vi richiedono appunto di pesare una valigia e magari siete all'estero, non avete la possibilità, siete in posti che non avete la possibilità di pesare il vostro bagaglio a mano o la vostra valigia, per evitare di incorrere in problemi all'aeroporto quando poi siete lì che magari sforate il limite consentito, dovete pagare dei bei soldini. Questa qui secondo me è utilissima perché vi prendete il vostro bagaglio a mano, la vostra valigia, ve la pesate e vi evita parecchi problemi. Sono sicuro che quelli tra di voi che hanno avuto occasione di viaggiare, avuto a che fare con delle compagnie che sono sempre molto pignole sul 200, 500, 600 grammi in più, questa bilancia qua vi potrà evitare davvero molti problemi. Poi è portatile, è comoda, quindi articolo che oltre alla pesca vera e propria ho ordinato, mi sono fatto mandare proprio per questo discorso qui. Ora, cos'è? Un cellulare? Vabbè. Poi, cosa abbiamo qua? Savage Minnow Wireless. Eccola qua, ve la faccio vedere. Una bellissima soft bait con amo anti-incaglio, una mescola molto morbida, questa è la misura da 12,5 cm per 28 grammi. Quindi una soft bait sicuramente molto molto utile per gli spigolari, ma non solo, anche per altri tipi di predatori. Continuiamo nel nostro unboxing. Qui abbiamo un po' di metallo misto, i classici sardine slider in varie grammature, qualche needle jig qua e là, poi abbiamo qua il Sandeel V2, scusate, all'italiana, Wireless, sempre una bella soft bait per la ricerca della spigola e non solo. Questa è una misura da 13 cm per 31 grammi. Guardate che bella che è questa soft bait, un bel rosa, anche qua una mescola molto morbida, sempre il sistema ProPeg nel corpo della soft bait per cambiare velocemente per cambiare velocemente la coda senza rovinarla o utilizzare magari dei collanti. Altra ottima esca secondo me per la spigola, ma continuiamo con il nostro unboxing. Poi qua che cosa abbiamo? Bloody Assist Hooks, questo è un prodotto già molto conosciuto, gli Assist Hooks di casa Savage, estremamente performanti, affilati e duraturi. Continuiamo, qua cosa abbiamo? Braid and Split Ring Scissors, un paio di forbicine con beccuccio atto anche all'apertura degli split ring, prodotto anche questo sempre molto utile. Poi qui ci sono delle bobine di super hard fluorocarbon, classico fluorocarbon per fare dei leader, gli shock leader.
Qui che cosa abbiamo? Qua abbiamo dei solid rings Savage Gear, questi sono la misura S, quindi la misura, piccola, sono dei solid rings con un profilo rotondo, quindi non rovinano il fluorocarbon o il nylon durante l'esecuzione del nodo, perché non hanno appunto spigoli, chiamiamoli taglienti. Questi hanno una resistenza fino a 260 libbre, assolutamente sufficiente per un uso in Mediterraneo. Se poi avete delle esigenze particolari potete tranquillamente utilizzare anche misure, le misure maggiori, quindi la L eccetera eccetera. Bullet mullet o bullet mullet, artificiale novità Savage Gear, ve lo vado a mostrare. Si tratta di un artificiale di superficie, quindi walking the dog. Ora ve lo vado a mostrare per venino. Eccolo lì. Questo è il modello da 11,2 cm di lunghezza per 23,5 grammi. Classico walking the dog, artificiale da superficie. Non vi so dire molto altro perché è il primo che ricevo, quindi dovrò andare a provarlo per dirvi le caratteristiche a livello di prestazioni di lancio e nuoto, quindi dovrete pazientare un pochino. Qui abbiamo delle tackle box. Questa è la misura da 36x22x8 cm, una bella tackle box capiente per alloggiare le nostre esche rigide ma anche morbide. Poi qui abbiamo un'esca che a me piace moltissimo ed è il 3D Max Stick. Eccola qua. È un grosso stick bait sinking, questa è la versione da 17 cm x85 grammi. C'è poi anche un'altra versione più piccina che spero di trovare da qualche parte. Questa è appunto la versione da 17 cm, io la utilizzo spesso per i barracuda in notturna. È un'esca che ha un nuoto molto molto sinuoso, si può recuperare con dei piccoli colpetti di cimino, quindi molto molto lenta, e per i barracuda funziona bene, per i barracuda ma non solo. Questa è un'esca che di base è stata progettata per pescare o sulle mangianze o anche in ambienti tropicali, quindi magari nella bella Florida o in altri posti, però si adatta anche bene alle prede mediterranee. Ragazzi, ora l'unboxing, direi che più o meno abbiamo visto tutto, c'è il caos totale, ci metterò delle ore a rimettere a posto. Eccoci, allora ragazzi, a questo punto il video non sarebbe dovuto finire così, ma nel video originale che avevo in mente e che avevo già registrato ci sarebbe dovuto essere una piccola sorpresa, ovvero volevo organizzare un giveaway con in palio una decina di artificiali Savage Gear, di quelli che avete visto nei due unboxing. Era già tutto pronto, tutto bello confezionato, quando, facendo una piccola ricerca su internet, ho scoperto una cosa abbastanza bizzarra, ovvero nel nostro paese il giveaway è sostanzialmente una pratica illegale, o meglio sarebbe legale, ma bisognerebbe, per farlo nella legalità, seguire una procedura che sinceramente ha dell'incredibile, cioè per mettere in palio una decina di artificiali avrei dovuto contattare un notaio, l'agenzia delle lotterie nazionali, mettere su carta presso un notaio tutto il montepremi composto da appunto qualche long jerk, qualche deep walker che volevo mettere in palio, insomma una procedura che francamente non mi sentivo proprio, non avrei avuto né il tempo materiale, e poi addirittura versare
una caparra, una roba che, ragazzi, non fatelo. Ora ho capito perché sostanzialmente in Italia questa pratica non la fa nessuno, perché siamo veramente, vabbè, lasciamo perdere, una cosa incredibile. Quindi, ragazzi, mi dispiace, io avrei voluto fare questo piccolo giveaway, questo piccolo concorso per premiare uno tra di voi e comunque dare l'opportunità di vincere qualche artificiale Savage Gear. Purtroppo non è una cosa che ho visto che è meglio evitare, non si può fare. Quindi mi dispiace, ragazzi, vi rilascio al concorso, ai concorsi, chiamiamoli ufficiali, giveaway ufficiali che fa la Savage Gear spesso e volentieri nelle pagine ufficiali. Quindi eventualmente, se non le seguite, seguite sia la pagina ufficiale Savage Gear Salt Italia e quella Savage Gear Salt Internazionale. Ovviamente, se ancora non lo siete, mi fa piacere se seguite anche il canale. Magari il like anche non sarebbe male come cosa. E ragazzi, mi spiace, ma niente giveaway. Comunque spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!